La marcata devozione eucaristica è una delle caratteristiche della nostra famiglia religiosa. Perciò affermiamo che l'Eucaristia, nella quale Cristo è realmente presente, deve essere sempre al centro della nostra vita spirituale ed apostolica. Ognuno di noi deve essere adoratore di Cristo nell'Eucaristia e promotore dell'adorazione eucaristica e della Santa Messa. Dobbiamo caratterizzarci per l'importanza che si dà alla celebrazione della Santa Messa e per il modo riverente di celebrarla. Il padre Damiano Greco, parroco a Sezze in Italia, ci racconterà come si vive questo aspetto della formazione in seminario. Carissimi vitaliani ed ex vitaliani come me, buongiorno da Sezze, una delle prime parrocchie dell'Ive qui in Italia. Bene, in occasione dei 20 anni del nostro glorioso seminario, il San Vitaliano Papa, mi hanno chiesto di parlare un po' di quello che è stato l'amore alla messa, come l'abbiamo vissuto e imparato nel nostro seminario. Bene, veramente c'è tantissimo, perché possiamo dire che ogni attività del nostro seminario, ogni sforzo, ogni preghiera, viene sempre indirizzata a questo, a far sì che noi possiamo amare enormemente la Santa Messa, che in fondo è l'atto più importante che noi compiamo nella nostra vita, sia come religiosi, ma anche come seminaristi e, quando Dio vorrà, sacerdoti. Quindi veramente il seminario aiuta tantissimo in questo, no? Con ogni mezzo. È talmente forte questo, no? Che a noi veniva ripetuta spesso questa frase, e un seminarista l'aveva anche scritta, no? Sulla sua scrivania, lì dove studiava. All'epoca mi ricordo eravamo assegni, avevamo 3 aule studio, e quando passavo nella sua aula sempre si vedeva questo, no? Bene, su questo foglietto era scritto: il seminario è la Santa Messa. È così, è così. La Santa Messa è ciò che dà motivo al nostro pregare, al nostro studio, ai nostri sforzi. Noi ci stiamo preparando nel seminario a poter essere alter Christus nel celebrare la Santa Messa. E allora il seminario è la Messa. Come vivo la Messa, così sto vivendo il mio seminario. Bene, poi mi ricordo un'altra frase che veniva sicuramente ancora ripetuta spesso nel seminario, ed è questa: che la giornata si dovrebbe dividere in due parti. Una parte che è la preparazione alla Messa, e la seconda parte che è il ringraziamento per la messa. E noi questo lo facciamo, no? La sera si va a dormire, inizia il grande silenzio, no? Che è proprio il momento più esplicito, diciamo così, in cui ci prepariamo alla messa del giorno dopo. Così come dopo la messa c'è sempre il silenzio fino all'Angelus, e anche questo, no? È il ringraziamento, diciamo così, più intenso che facciamo subito dopo la messa. Mi ricordo una volta, eravamo nel 2007, a Segni, c'era il capitolo generale, un clima bellissimo di famiglia, con tutti i sacerdoti venuti da tante parti del mondo appunto per il capitolo, e un giorno io ero servizio, era verso la fine del mio noviziato, eravamo in servizio e niente, ci siamo messi così aspettando che arrivassero i sacerdoti per pregare l'Angelus e tutto, ci siamo messi a parlare. Bene, il fatto è che è arrivato Padre Cima, che all'epoca era il rettore del seminario. Ci ha guardato con uno sguardo molto buono e con estrema naturalezza dice: e non aspettate l'Angelus per parlare? Lì abbiamo detto: ecco, ci ha beccati. No? Però bene, è interessante perché questa frase mi è rimasta, no? E ho capito tanto, ho capito tanto, ho capito che non importa quanto sia importante, quanto siano importanti le cose che dobbiamo fare, non importa quanto siano urgenti, non importa quello che dobbiamo fare, ma niente ci deve distogliere dal ringraziamento. Dobbiamo far servizio, bene, dobbiamo far cucina, ok, sia quello che sia, però il ringraziamento alla messa non va mai meno. Forse posso offrire quello che faccio come ringraziamento, se proprio non ho altra possibilità, ma deve essere ben chiaro, no? In tutti noi come ciò che abbiamo vissuto nella messa sia il momento più importante della giornata, il dono di Cristo,
no? Sulla croce che si rinnova quotidianamente. E allora, bene, noi dobbiamo ringraziare. Se non ringraziassimo saremmo veramente ingrati nel senso peggiore del termine. E questo è importante, no? E mi è servito molto anche in parrocchia, perché qui a volte dopo la messa uno celebra, entra in sacrestia e capita, no? Che ci siano persone che magari vogliono parlare, salutare, tante cose. Ed è bellissimo perché è un bel tratto, un momento in cui si può fare un buon apostolato con le persone. Però è anche vero che uno dice, sì, ma io dovrei fare ringraziamento, dovrei raccogliermi un attimo, no? Per ringraziare il Signore. Bene, ma perché non posso offrire questo atto di carità come ringraziamento e poi, appena ho un momento libero, tranquillo, mettermi a ringraziare in ginocchio di fronte al Santissimo, no? Ringraziare per la messa celebrata. A proposito di questo mi ricordo un'immagine molto forte che era nel seminario. Mi ricordo, ero arrivato da poco al noviziato, all'epoca avevamo la messa insieme, novizi e seminaristi, sempre a Segni, nella chiesa di San Pietro. Bene, e io arrivavo, no? E un'immagine forte che avevo era sacerdoti che erano già lì, che stavano pregando, che dicevi, mamma mia, quando si sono alzati questi, no? Per poter essere già pronti, no? Per pregare. E sacerdoti magari già con la casula, quindi con tutti i paramenti in ginocchio a prepararsi per la messa. E questa immagine è rimasta molto, molto forte, no? Molto scolpita nella mente, perché faceva vedere come, in maniera visibile, no? Come il sacerdote si stesse preparando per la cosa più importante della sua giornata. Con umiltà, con semplicità, no? Concentrandosi e pregando per poter compiere quello che il Signore gli chiedeva di compiere. Cioè, come dicevamo prima, agire come alter Christus nell'offrire al Padre il sacrificio e nel portare, no, tutte le anime affidate al sacerdote a Cristo nella messa. Quindi, bene, solo questi due esempi, aneddoti, diciamo così, no, che mi ricordo del seminario, o meglio di cui ho voluto parlare. Bene, solo questi due o tre episodi del seminario, no? Ci fanno capire quanto sia importante la messa. E come se noi stiamo attenti, se ci concentriamo bene, se non perdiamo tempo e non perdiamo l'attenzione, noi vediamo come ogni cosa nel seminario ci aiuta a questo. Sta a noi semplicemente cogliere ciò che il seminario ci dà, perché il seminario ce ne dà e ce ne dà in abbondanza. Noi dobbiamo coglierlo e arricchire e arricchirci di quello che il seminario ci dà. Bene ragazzi, un grande saluto a tutti, speriamo di poterci vedere per i 20 anni del seminario. In ogni caso, sempre il seminario con i seminaristi sono nelle preghiere di noi sacerdoti e nella messa particolarmente. E come sempre si dice in seminario, evviva seminario!